Ciao amici di Radio Bombay, siamo qui all'ottavo appuntamento di Heroes a Demura con dentro il cuore il box 84. Cioè, brava, l'hai detto. L'ho detto, no, mi sono impegnata. Allora, partiamo subito dal vostro ultimo lavoro, La fine del potere. Domanda flash. Dopo la fine, anche abbastanza intuitiva, dopo la fine del potere, secondo voi cosa c'è? Cioè, l'anarchia è necessario che per assicurare la pace sociale ci sia un minimo di potere in mano ad un soggetto che abbia la forza legittima? Io ce l'ho. Vai. Ok. Allora, se il potere è condiviso, distribuito e dal basso, è come se non ci fosse più. Però c'è. Allora non è un'anarchia, non è nemmeno un potere dall'alto autoritario. Ovviamente c'è un potere dell'uomo di autogovernarsi. Ovviamente questa cosa non succederà mai, però teoricamente, secondo me, succede questo, che il potere si diffonde così tanto che ognuno ha il potere di scegliere quello che può essere rispetto alla propria vita e alla sua convivenza con chi si trova a fianco. Diciamo che e quindi c'è, il potere c'è, però è piccolo, è molto distribuito. Esatto. Come se fosse una proprietà privata piccolina per ognuno, capito? Ognuno ha il suo pezzetto, il suo ambito di potere molto piccolino e non è niente di grande, di troppo ingovernabile. E soprattutto equamente distribuito. Sì, e quindi si deve basare sulla consapevolezza del singolo di avere il potere, diciamo, nelle sue mani, ma appunto un potere condiviso. Beh, è una visione molto particolare effettivamente questa, non sarebbe stata una visione, cioè, nessuno dice. In una traccia, voi antisogni, la traccia antisogni, diciamo, non dico scagliate, però vi ponete contro quelli che sono i sogni dell'età moderna, cioè fare soldi, avere successo, essere belli. In realtà quali sono i vostri sogni? Fare perché soldi, essere belli. Beh, diciamo, allora, in qualche maniera, se loro ridono perché ormai il mio intercalare di questo ambito temporale corrente era dell'acquario, è in qualche maniera. E di che cosa stiamo parlando? Dei sogni. Beh, il sogno è un'aspirazione. In quanto aspirazione, già soddisfa quello che vuole, cioè nel senso, a me mi basta sognare una cosa per averla in qualche maniera realizzata, e questo è un atteggiamento di proiettarsi verso un futuro inesistente, e quindi in qualche maniera mi acquieta per quanto riguarda la mia volontà di pianificazione di quello che sto facendo in questo momento. Quindi eliminare questo tipo di atteggiamento mi crea la possibilità di essere molto più fattivo nel presente. Significa vivere il presente. Ok, perfetto. Il vostro ultimo lavoro, cioè, no, rifaccio, scusate. In un mondo in cui ogni opera è coperta da copyright, è particolare che voi pubblichiate i vostri album con in Creative Commons, in copyleft. Come mai questa scelta? Quali sono le ragioni di questa scelta? Cioè, molto particolare, poi. Guarda, ce l'hanno chiesto ieri. Ma dunque, da una parte è una scelta obbligata, nel senso che la nostra musica non è musica mainstream. Facciamo quello che facciamo senza cercare necessariamente il mainstream, e questo non ha una diffusione così ampia. Nessuna etichetta viene là e ci dice: ah, allora pubblicate con noi il nostro disco. Quindi nessuna etichetta grande. Nessuna etichetta grande, no, c'è un'etichetta piccola. C'è. E quindi da una parte è una scelta obbligata, dall'altra ovviamente è l'unico modo possibile oggi per diffondere veramente il sapere. Abbiamo internet, abbiamo la possibilità di diffondere liberamente il sapere, e noi utilizziamo questo mezzo che ci viene dato e che oggi è l'unico possibile per fare qualcosa di diverso, qualcosa che arrivi a chi vuole ascoltare. Voi dite che non fate appunto musica mainstream, ma
nel momento in cui componete, c'è qualche artista a cui vi ispirate, qualche influenza? No. Ma ieri mi hai detto di sì. No, ieri ci hanno chiesto, no. Ieri ci hanno chiesto cosa ascoltiamo e cosa ci piace. Però quando stiamo in sala a comporre. Non penso che non è mai successo che uno di noi abbia detto, ah, facciamo. Ma hai visto come fanno quelli lì, qualsiasi nome, cioè non è mai avvenuto, viene così. Però poi abbiamo mille influenze che consapevolmente esce per forza. Anzi, curiosamente ogni tanto devo dire, ma questo sembra troppo quello lì, basta, ve lo cassiamo. Sì. Sembra troppo qualcosa. Sì, è vero. A meno che non è proprio bello e siamo stanchi, però. Cioè, sì. Anche se assomiglia a quello, però va bello veniamo. No, però non ci ispiriamo. Ispirare non so che vuol dire bene. Non vogliamo mai somigliare a nessuno, ecco. Anche perché non ascoltiamo nulla. Che è impossibile nulla. È vero, ascoltiamo poco, molto selezionato, siamo un po' di nicchia. No, non siamo di nicchia. Non è vero. Mi piace Manu Chao. Io sto in lui gli piacciono i Gogo il Bordello, gli piacciono. Non è di nicchia. Però mi piacciono tre. Però non è di nicchia. Però no, abbiamo la puzza sotto il naso. Sì. No, facciamo finta. Noi facciamo finta. Cercate proprio di essere più autentici possibile. Sì, brava, perfetto. Autentici. Autentici e audaci. No. Scusa. No, ho perso un collegamento. No, non c'è. Che siamo dei cretini. Ok, va bene. Allora, torniamo alla serietà. In La guerra continua troviamo l'apporto di Jacopo in Cani, io sono un cane. Come è stato collaborare con lui? Pessimo. Sì. Ti faceva tutti i bombozzi, i bomboni. No. La sia rovinato tutto. Non è vero. Scherzo, è una battuta. È stato molto tristissimo. Vabbè, fate parlare loro, per favore. No, è stato bello. È venuto, è capitato per caso, già ce l'eravamo detti, poi è capitato per caso verso il concerto mentre registravamo e niente, è venuto al volo, insomma, ha messo un paio di voci. Era Jacopo lui che ci ha registrato il disco. Inquadralo, scusa. Così è il bene, no, in realtà siamo... forse un po' più io, ma tutti in realtà siamo molto legati sia amichevolmente che proprio. No, ma veramente quello che è più legato sono io. Però vabbè, lui si arroga questo di. Noi siamo sempre stati amici da sempre, io l'ho presentato gli altri. Ah, va bene, sì. Ok. Allora io sono stato. Ricordiamo la storia di questa amicizia. Ci siamo conosciuti il 1 maggio del 1900. Allora, dal 1900 mi fanno dire proprio. C'era anche tra l'altro lui che suonava in un gruppo il 2 d'agosto. Quando abbiamo conosciuto Matte. Sì, era una chiesa molto bella. E lì abbiamo conosciuto. Io sono stato il primo che gli ha stretto la mano. E da lì è partita tutta la nostra amicizia. Senza di me non ci saremmo mai conosciuti e non sarebbe mai. Non avete mai partecipato a questa noi non gioco. Faremmo nella prova rubata. Sì, ma tu non sei tutto loro dobbiamo ringraziare. L'ha voluta fortemente lui. Beh, la collaborazione va bene comunque. Beh, un bravo ragazzo, simpatico. Non si fa i bombotti. Niente buon modo. Ok, perfetto. Beh, ultima domanda, così. Imbarazzantissima questa intervista. Ultima domanda, anche molto inflazionata, quindi immagino che ve l'abbiano già fatta ieri. Progetti per il futuro? Disco nuovo. Solo nessun. Il titolo abbiamo detto già ieri. Sì. Hardcore. Ah, eccolo, disco nuovo. Anche qua c'è. In realtà, come tu ci hai detto prima, che dal vivo siamo diversi da come siamo poi nel disco, in questo disco saremo identici a come siamo dal vivo. Questo è un disco tridimensionale. Il punto di partenza è questo, vogliamo riuscire ad essere identici. Sarà difficile. Forse non scenderemo la dimensione del disco. Non so che vuol dire, però forse sì.
dopo la cosa sui sogni, io mi invito ad annuire. Non niente bombolotti. Ok, va bene. No bombolotti sottotitolo. Hard Warrior no bombolotti. La title track sarà quella. Perfetto. Grazie mille. Grazie a voi. Ma chi sei? Ciao, non lo dire adesso, no? Scusa, no, perché per chi la stiamo facendo? Per Radio Bombay. Radio Bombay. Perfetto. Ah, sei Radio Bombay. Sì. Vedi che... salutiamo Radio Bombay. Ciao, ok, ciao. Ciao. Capito.